Buongiorno a tutti quanti. Mi sono già bagnato il viso e mi sono messo su un po' del mio Noai che mi sono messo dentro il dosatore, gel pre-barba. Allora, oggi, dopo il video scherzoso di ieri, che non intendeva essere attacchi né a rasoio né al sapone, ci mancherebbe, e neanche a qualche youtuber o via dicendo. Era così perché ogni tanto mi guardo qualche video estero. E così mi viene un po' da ridere vedere certe cose, allora ci ho un po' scimmiottato, ecco, se domani un americano, un inglese farà un video su di me o su un italiano e ci ride, bello così, no? Insomma, no, non prendiamoci troppo sul serio. Dai. Alla fine siamo appassionati, giochiamo, se facciamo la barba davanti a un video fa già ridere quello, no? Se ci pensiamo. Allora, oggi video. Farò due o tre video dove dedicherò il video a degli store che secondo me meritano, non perché mi pagano per farlo, ma perché meritano, secondo me, la nostra attenzione. Per quale motivo? Primo perché non solo sono venditori, ma sono anche appassionati come noi, che non solo vendono dei prodotti per noi, ma si vede che mirano a darci le cose che noi cerchiamo, ok? Che fanno di tutto per avere un buon collegamento con noi appassionati, sono presenti, se c'è bisogno rispondono, sono sempre pronti, sabato, domenica, insomma, degli store seri. Il primo che voglio, su cui voglio fare un video, senza togliere nulla agli store italiani, che comunque, anche con le nostre leggi e tutto, hanno magari i loro limiti su certe cose, ma che comunque a breve farò, perché su tre video sicuri che voglio fare, due sono store italiane e uno è sloveno. E si tratta di Anticatura. Lascerò il link in descrizione. Perché voglio fare un video su Anticatura? Perché è l'unico negozio in tutta Europa, ormai meglio anche di siti inglesi, che ci procura set americani che sono praticamente quasi introvabili, a prezzi veramente competitivi. Spedizione non è per niente alta, perché con 6-7 euro te lo spediscono a 7 euro te lo spediscono a casa dalla Slovenia. E ragazzi miei, trovate, adesso sono arrivati anche questi Kissed Face, non so come si dica, sapete che, come avete visto, con gli ari sono forti io con l'inglese. Bayroom, questo è Bayroom, ma ci sono anche altre versioni. Ci sono i Chicago Grooming, ci sono i Declaration Grooming, cos'è che c'è ancora? I McDuff, i Southern Witchcraft, insomma, ci sono tra i migliori marchi americani in quello store lì. Merita, ragazzi, la vostra attenzione. Sono prodotti fantastici che non sono modificati come a volte capitano certi marchi che dopo arrivano qua in Italia. Quindi sosteniamo, anche perché a importare gli aftershave dall'America gli costa veramente caro, eppure non fa rincari da approfittare nello store. Ci dà a prezzi veramente super competitivi prodotti americani, compresi gli aftershave. Quindi tanta tanta roba. Ci sono ottimi rasoi, c'è anche la raccolta punti nel sito, quindi già che vi iscrivete su Instagram, su Facebook, mettete la vostra data di compleanno, vi iscrivete, avete già 5 euro di sconto, fate un paio di acquisti e avete 10 euro di sconto. Insomma, ragazzi miei, fantastico, sito fantastico. Quindi adesso ci facciamo una bella sbarbata dedicato a Anel di Anticatura. Dopo non so se si pronuncia così, però il suo nome è questo. R41, il mio fidato meraviglioso R41, e proviamo una lametta che ci vuole un R41 per capire come va. Boker, sono lamette che costano un occhio dalla testa, perché per questo costa 1 euro la lametta, 10 euro un pacchettino costa. Con le spedizioni, magari le trovi anche a 6-7 euro, ad esempio su Viano, però dopo c'è la spedizione, quindi a meno che non le metti insieme a qualcos'altro, spedite ci vuole 10 euro adesso al momento, 10 lamette. Cosa hanno di diverso è che sono in acciaio temprato, quindi dovrebbero essere le uniche lamette in acciaio temprato. Vediamo come lavorano. Adesso chiacchierando, spero di non aver fatto troppo ammollo il sapone,
Se no, tiriamo su la pappetta qua. No, no, dai. No, anche perché mi ricordavo che Chiseled Face qua, Chiseled Face, Chiseled Face. E comunque non è come i McDuff o Declaration, comunque sono molto molto morbidi, che o ci vai senza mollo o con le punte leggero, se no quasi quasi conviene prenderne una piccola quantità e stemperare in ciotola. Invece questo qua ha comunque una certa resistenza. Allora, posso tranquillamente dire che questo è il bay rum più buono tra tutti i bay rum che io ho sentito, il più buono in assoluto. Perché non c'è solo il pimento, che è quell'amaro del bay rum, e dopo magari ci mettono dentro anche spezie, robe, cannella, fiori di cannella, brocche di garofano, che stomaca. Questo qua c'ha quella nota lì del bay rum, però quello che prevale è, io mi ricordo che mia nonna faceva rum toff. Era un barattolo di, come si dice, di terracotta, dove praticamente mettevano dentro la frutta, penso lo facessero in Svizzera, la frutta, e dopo veniva ricoperto di zucchero con il rum e veniva lasciata là finché la frutta si, per mesi, finché la frutta prendeva tutto il gusto del rum, e dopo bevevi il rum e mangiavi la frutta. A me ricorda esattamente quella cosa lì, però stemperata con questa nota un po' amara che non lo rende stucchevole. Fantastico, ragazzi, la profumazione è fantastica. Eccolo qua, Beirut. Andiamo. Come pennello, oggi avevo voglia di. Siccome ieri comunque non mi sono fatto praticamente una rasatura, perché ho fatto schifo. Però comunque il rasoio ce l'ho passato. E quindi ho voglia di un massaggio delicato. Quello che mi piace di questo HK intanto è che è una fibra che non avevo mai sentito prima. Forse è veramente l'unica fibra che tra i cinesi non ho ritrovato in nessun marchio, a meno che non facciano magari la Yaqi, che non ne ho provati proprio tantissimi della Yaqi, sintetici, non ne faccia un ciuffo simile, ma io non l'ho mai visto questo ciuffo qua. Mai, mai, mai. Non ti dà soddisfazione come un body brush NC3 come uno Umo, che ha qui massaggi proprio belli poderosi. Questo qua è una coccola, però è una coccola comunque molto piacevole, più piacevole secondo me del Plisoft. L'unico problema è che costa uno sproposito, perché un pennellino in plastica, perché non è neanche resina, è proprio plastica stampata, cioè il manico è bellino da vedere, ma fa pietà come materiali. Pagarlo 60-70 euro, no. Però, siccome me l'ho trovato usato, secondo me fino a 30-35 euro li vale tutti. E ho preso un po' troppo sapone. E ora giù di acqua. Mamma mia, come monta, ragazzi. Fantastico. Fantastico. Bene, proviamo queste bocche. Però non mi piacciono troppo, perché con quello che costano. Allora, sembrano dolci, però nello stesso tempo aggrappano un pochettino il pelo. No, non è che mi piacciono granché.
Vediamo un attimo se migliorano. Nell'obliquo, nel contropelo. Sono fatto un tagliettino anche. Ultimamente sono un disastro, mamma mia, oh. Ragazzi, è un disastro. Perché tante volte, vi dico la verità, pecco di facilità, cioè nel senso che so che devo evitare di fare certi passaggi, però forse stufo a volte di fare sempre questi movimenti, mi viene voglia di provare di fare così o colà, e dopo è logico che i movimenti che mi sono fatto su misura per me in anni, è logico che se dopo vai a cambiare ne paghi le conseguenze, però pare impossibile che quasi ogni volta devo fare il marachello, spettacolo. Ma non importa, noi ce ne freghiamo. No, non mi piacciono stelle a mete, ragazzi. Le avevo provate da volte su un altro rasoio. Non mi erano sembrate male. Un po' mi ha dato questa sensazione, però non mi sembravano male. Ma su R41 e comunque R41 chiama le mette taglienti ed era quello che io volevo capire. Perché praticamente lavori solo con la lama. Era qua, senti. La qualità del taglio invece. Certi rasoi più mild magari ci salta un po' sopra il pelo e quindi non sentite che proprio si aggrappa la lametta, sembra che scivoli via bene, però magari passi e ripassi perché non va in profondità e quindi non riesci a capire se è colpa della lametta, se è colpa del rasoio. Invece R41 ti fa lavorare direttamente con la lama e quindi se la lama lavora bene, bene. E quindi se è anche bella tagliente. Non vorrei dire, ma quasi più tagliente è, meglio è. Se non taglia bene, lo sentite tutto perché si aggrappa al pelo o è aggressiva sulla pelle, cioè senti proprio come lavora la lametta. Bene. Peccato perché ci contavo. Oh, magari non avete una barba durissima. Magari la lama dura, il taglio dura una vita, perché essendo temprato può essere anche che costa, ma magari il filo dura tante sbarbate. Perché se non mi sbaglio,
L'altra volta ci ho fatto due rasature con la stessa lametta, cosa che non faccio mai. E la seconda rasatura non ho sentito grande differenza, quindi probabilmente ha veramente un filo che tiene. Sinceramente, con 10 euro mi porto a casa 100 lamette, tipo anche le nacet. Capite anche voi che. Non ha più tanto senso la cosa. Qualche ritocchino e finiamo la rasatura. Appena appena, qualche ritocchino perché guardate, perfino con un velo di sapone, guardate come penetra. Tra l'altro, io avevo già provato un Kissel Face, non me lo ricordavo così piacevole. Dopo questa è una profumazione che ha già vinto. La profumazione è veramente. Tagliano proprio poco queste lamette, ragazzi. Peccato. Peccato, però così è. Comunque, ragazzi, una rasatura fantastica. Non poteva andare altrimenti con prodotti così. Non poteva andare altrimenti. Godiamoci l'aftershave. Super BBS raggiunto. Super super BBS raggiunto. Andiamo di aftershave. Aftershave leggermente marroncino. Mamma mia, che buono. Ragazzi. Ho trovato il re dei bei rum. Aftershave alcolico. Tra l'altro anche, in questo caso è anche mentolato perché sto sentendo un fresco. Quasi un bruciore anche, sinceramente. Io purtroppo col mentolio, peccato. Non mi brucia da alcol. E neanche da olio, da cosa, proprio il mentolo. Io sono la pelle sensibile, lo sento subito. Mi sembra di avere il fuoco, però è uno spettacolo. Alcubi, chasel, aloe, fragrance, calendula, sodium lactate, mentol, vitamina B5 pro, xanthin. Spettacolo, comunque spettacolo. Come vedete, non ho il minimo, la minima irritazione, proprio zero assoluto. Spettacolo unico. Fantastico, lo avrei preferito, vi dico la verità, senza il mentolio, perché purtroppo io appena messo lo sento abbastanza forte, mi dà fastidio, però dopo un po' se ne va, quindi glielo perdoniamo, dai, lì sono gusti personali, però ragazzi se volete, se vi piace il mentolato per l'estate, ecco, questo è l'unico bei rum che secondo me ci sta benissimo tutta l'estate. Lo potete usare secondo me anche d'inverno, però col mentolio, ecco, questo secondo me è un po' un lato della medaglia, un po' così, però la
La profumazione anche del sapone, secondo me, è perfettamente per primavera e estate, cioè ci sta proprio benissimo. Il primo bay room che non ti viene in mente di usarlo d'inverno. Fantastico. Bene, ragazzi, vi saluto. Boker, per me, bocciate, mi dispiace. Le avevo provate su un rasoio più mild e pareva anche abbastanza soddisfacenti e tutto, ma no, bocciatissime. Anticatura, super super promosso. Anel di Anticatura, complimenti, continua così, non mollare, che noi appassionati siamo tutti dalla tua parte. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!